Storie italiane. L'elefante e la formica. Questa è la storia di un elefante e di una formica. Una volta, in una foresta, viveva un elefante. Era molto fiero delle sue grandi dimensioni e creava sempre problemi a tutti. Si prendeva sempre gioco di tutti gli animali. Un giorno, mentre camminava nella foresta, vide un pappagallo seduto su un albero. Ehi tu, che stai facendo lì? Non vedi che sto passando? Sono l'animale più potente della foresta. Dai, inchinati a me. Cosa? Perché dovrei inchinarmi a te? Cosa? Non sai con chi stai parlando? So io come insegnarti a rispettarmi. Il pappagallo non si inchinò all'elefante. L'elefante, arrabbiato, prese l'intero albero e cominciò a scuoterlo. Il pappagallo, non potendo più sedersi su quell'albero, volò via. Vai, vai, vola via! Ora lo sai di cosa sono capace! Siete tutti così deboli rispetto a me! L'orgoglioso elefante camminò via. Ogni giorno, come sempre, andò al fiume a bere. Proprio accanto al fiume viveva una formica in una piccola colonia di formiche. Ogni giorno la formica raccoglieva cibo e ogni giorno l'elefante la infastidiva. Quel giorno non andò diversamente. Mentre l'elefante beveva, vide la formica. Tu, piccola formica, dove porti il cibo? Devo portarlo a casa mia, comincerà a piovere presto. Devo essere pronto a raccogliere un sacco di cibo. Capisco. L'elefante raccolse l'acqua nella sua proboscide e la spruzzò tutta sulla formichina. L'acqua così rovinò il cibo che aveva raccolto e la formica era ora completamente bagnata. Ridi, ridi quanto vuoi, elefante. Ti insegnerò una lezione un giorno. Oh, sono terrorizzato. Una formica vuole darmi una lezione. Scappa! Oppure potrei schiacciarti sotto i miei piedi. Torna alla tua piccola casa. La formica era molto arrabbiata con l'orgoglioso elefante. Così giurò che gli avrebbe insegnato presto una grande lezione. Dovrò fare qualcosa a questo elefante. Non può continuare a maltrattare tutti così. Il giorno seguente, mentre la formica usciva per raccogliere più cibo, vide che l'elefante stava dormendo. Immediatamente pensò ad un piano, si avvicinò tranquillamente a lui e si infilò dentro la sua proboscide. Una volta dentro, iniziò a morderlo. Continuò a mordere l'elefante finché questo non si svegliò e iniziò a urlare di dolore. Oh, la mia proboscide mi fa così male! Chi c'è dentro? Esci da lì! La formica lo sentì urlare e continuò a mordere. L'elefante ora stava soffrendo molto e cominciò a piangere. Qualcuno per favore mi aiuti! Per favore! Chi c'è dentro la mia proboscide? Esci! La formica sentì le grida dell'elefante e uscì dalla proboscide. L'elefante rimase scioccato nel vedere la piccola formica. Era così spaventato all'idea che la formica lo avrebbe morso di nuovo che si inginocchiò e cominciò a scusarsi. Per favore, perdonami, non ti maltratterò mai più! L'elefante capì il suo errore e se ne andò da lì. Non maltrattò mai più nessuno da quel giorno in poi. Nessuno è grande o piccolo, siamo tutti capaci a nostro modo. Non essere orgoglioso delle tue capacità, usale per aiutare gli altri. Ragazzi, quindi cosa abbiamo imparato? Che tutti abbiamo le nostre capacità. Non dimenticate mai che una persona, anche se piccola come una formica, può fare cose che un elefante non può fare. Hai ragione, adesso lo sappiamo. Vi ho visto infastidire Sally solo perché ha paura dell'acqua. Mi dispiace,
Non le causeremo più alcun problema. Anzi, l'aiuteremo tutti ad affrontare la sua paura. Molto bene, sono così orgogliosa di tutti voi.